utilizziamo questo corso di meccanica dei fluidi per l'orientamento meccanica del corso di laurea in ingegneria industriale e ovviamente per iniziare questo corso probabilmente la prima domanda, il primo elemento della questione che ci abbiamo posto è di cosa si occupa questo corso. L'obiettivo principale del corso sarà quello di acquisire principi e metodologie volti a comprendere quella che è la fisica dei fluidi, con particolare riferimento alle interazioni con le macchine, quindi con l'oggetto fondamentale, con quello che è l'oggetto fondamentale poi del vostro corso di studi, così come cercheremo di capire anche i principi di funzionamento e i principi che stanno alla base della progettazione di semplici sistemi per il contenimento dei serbatoi e il convogliamento dei fluidi, per esempio dei condotti. Il docente unico del corso sono io, mi chiamo Angelo Leopardi, sono ricercatore di idraulica presso questo ateneo. Nella slide trovate semplicemente le mie informazioni fondamentali di contatto, insieme a quello che è l'orario di ricevimento. L'orario di ricevimento ufficiale è il martedì dalle 11 alle 14, ma di norma durante i corsi, se avete necessità di interloquire con me, di pormi quesiti e quant'altro, possiamo tranquillamente farlo dopo le lezioni. Giusto per darvi un'informazione innanzitutto completa sul corso, il testo consigliato è il testo di Sengel e Simbala che si chiama Meccanica dei fluidi. Vi indico semplicemente la seconda edizione perché nella prima ci sono alcuni argomenti sui fluidi comprimibili che sono omessi, per questo diciamo vi suggerisco la seconda edizione. Così come altro materiale didattico lo troverete sulla mia pagina docente e che invito a controllare normalmente. Vi prego di diffidare da appunti e quant'altro possa essere disponibile in copisteria della zona, perché diciamo, in genere non si tratta di materiale controllato. Quello che trovate sulla mia pagina docente è tutto materiale che io ho controllato e che quindi diciamo, è utile per il vostro studio. L'orario di lezione lo conoscete, l'ho riportato semplicemente perché di norma le due ore del lunedì pomeriggio, le due ore finali del lunedì pomeriggio, ovviamente non oggi, ma praticamente già a partire dalla prossima settimana, saranno dedicate a delle esercitazioni. Siamo in un corso di laurea in ingegneria, ovviamente sapere vuol dire innanzitutto saper fare e quindi il nostro obiettivo principe nelle esercitazioni sarà quello di svolgere le applicazioni numeriche sugli argomenti che abbiamo trattato. L'esame, questo sempre per completezza di informazione, è costituito da una prova scritta, ho scritto qui selettiva, ma la prova scritta di norma riguarda lo svolgimento di uno o due esercizi che sono assolutamente simili a quelli che svolgiamo alle esercitazioni, serve solo diciamo di base, poi per il successivo colloquio orale. Sulla mia pagina docente trovate tutte le informazioni su aggiornamenti relativi alle lezioni, così come se avete qualche ulteriore dubbio sugli esami ho fatto una sezione fatta apposita che vi invito a consultare, tipo perché è necessario che mi prenoti per fare l'esame. Trovate tutte le spiegazioni che dovreste che richiedete. Beh, dopo questa breve presentazione chiederei anche a voi di presentarvi, nel senso che vi chiederei alla fine della lezione di farmi avere un elenco delle persone presenti in aula, non perché la frequenza sia obbligatoria ovviamente al corso, la frequenza come tutti i corsi ovviamente assolutamente facoltativa, mi serve semplicemente per avere un quadro delle persone che ho davanti
Quindi innanzitutto vi chiederei di indicarmi se siete iscritti, diciamo, a quale corso di laurea siete iscritti, se siete iscritti per caso al precedente ordinamento o al nuovo ordinamento o quant'altro. E proprio su questo, se fra voi ci fossero ancora studenti che debbono sostenere un vecchio esame di meccanica dei fluidi, possono ovviamente, quello da 9 crediti che c'era nel precedente ordinamento didattico, possono ovviamente seguire questo corso, poi insomma possiamo parlarne dopo la lezione o quant'altro per cercare di capire che cosa sia necessario integrare. Ma a questo punto diciamo, possiamo iniziare il corso e partire con quelli che sono i concetti fondamentali. Il primo punto che vorrei esaminare con voi è relativo all'oggetto del corso. Abbiamo detto meccanica dei fluidi, cerchiamo di capire che cosa rappresentano questi due termini che costituiscono il nome del corso. Ovviamente vogliamo fare una meccanica, quindi vogliamo stabilire le relazioni che ci sono fra il moto di qualcosa e le cause che lo producono, quindi vogliamo costruire delle relazioni fra quelle che sono le forze e il movimento che queste forze in qualche modo producono, in termini del tutto generali, ma lo vogliamo fare con riferimento a un oggetto fisico particolare che è quello costituito dai fluidi. Ci renderemo conto a breve del perché vi sia una differenza fra la meccanica classica che siete abituati a conoscere, la meccanica dei solidi, e quella dei fluidi. Innanzitutto, che cos'è un fluido? Un fluido è ovviamente una sostanza che si può trovare allo stato liquido o gassoso. Bene, innanzitutto c'è una differenza sostanziale fra solidi e fluidi, in quanto la differenza sostanziale tra un solido e un fluido è che mentre un solido ha una forma propria, un fluido non ha una forma propria. Giusto per capire meglio questa cosa, poi entriamo nel dettaglio della definizione che sta sulla slide. Posso vedere questa bottiglietta? La restituisco subito. Giusto perché se la domanda fondamentale è di cosa parla questo corso innanzitutto parla di acqua. Che differenza c'è fra l'acqua e per esempio un oggetto solido come la bottiglia che lo contiene? La differenza sostanziale è che mentre per deformare la bottiglietta io devo applicare delle forze significative, più o meno significative ovviamente, per deformare un fluido sostanzialmente non ho necessità di applicare alcuna forza. No, sostanzialmente un fluido sottoposto a una tensione tangenziale esterna continua a deformarsi. Quello che cambia al cambiare delle tensioni esterne è la velocità con la quale questo oggetto fluido si deforma, non il fatto che il fluido assuma una particolare che il fluido si deforma. Il fluido si deforma senza l'applicazione di forze sostanziali, mentre un solido ha necessità di forze sostanziali per deformarsi. Questo è il primo elemento fondamentale, la prima distinzione fondamentale che dobbiamo tenere in mente per distinguere gli oggetti solidi dagli oggetti fluidi. Ma gli oggetti fluidi possono essere solidi, possono essere liquidi oppure gas. Che differenza c'è fra un liquido e un gas? Ancora, abbiamo detto che i fluidi in generale non hanno una forma propria, tuttavia l'acqua contenuta all'interno di questa bottiglietta, se io muovo la bottiglietta ovviamente cambio la forma del liquido qui contenuto, ma non ne cambio il volume. No? Chiaro? Un liquido di norma conserva un volume proprio e per fargli cambiare volume ho necessità di applicare delle tensioni esterne significative. Al limite vedremo che
Il caso estremo, il caso ideale di un liquido è quello di un liquido assolutamente incomprimibile, cioè di un liquido che non modifica assolutamente il suo volume. Poi capiremo meglio più avanti, cercherò di formalizzare meglio più avanti questi concetti. Facciamo un esempio invece di un gas. Il gas non l'ho portato con me come adesso la bottiglietta, grazie, ma il gas ce l'abbiamo nell'aula, no? Per esempio l'aria che è contenuta in quest'aula. Bene, un gas ha delle variazioni, può avere delle variazioni significative di volume anche con l'applicazione di tensioni esterne non eccessive. Questo, diciamo, è un concetto un po' scivoloso. Nella realtà non c'è una differenza sostanziale tra liquidi e gas, e questo è il motivo per il quale trattiamo entrambi nell'ambito della stessa meccanica dei fluidi. Tuttavia, per i liquidi, in molte situazioni, vedremo, potremo utilizzare l'approssimazione di fluido, come si dice, incomprimibile. Cioè assumeremo che qualunque sia la tensione che ci andiamo ad applicare, beh, questo liquido non cambia di volume. Cambierà di forma, ma non di volume. Invece per i gas, di norma, questa approssimazione non sarà valida. Dico di norma perché poi vedremo che l'approssimazione incomprimibile in molte situazioni la estenderemo, la forzeremo anche ai gas. Bene, però ho sostanzialmente con queste parole introdotto il concetto di, in qualche modo, tensione, quindi ovviamente è opportuno ricordarci un attimo che cos'è una tensione, quali sono queste tensioni che poi inducono il nostro movimento sul nostro fluido. Bene, come definizione di carattere tutto generale, chiamiamo tensione la forza agente per unità di aria. Anzi, la componente normale la chiameremo tensione normale, la componente tangenziale la chiameremo tensione tangenziale. Bene, fissiamo le idee su questo concetto. In un fluido inquiete, la tensione normale di norma va sotto il nome di pressione. Va sotto il nome di pressione perché, come vedremo, la sua caratteristica fondamentale è che quando abbiamo a che fare con un fluido inquiete, la tensione che abbiamo in un punto, qualunque sia la giacitura che consideriamo, è indipendente dalla giacitura, per cui vedremo che questa pressione, più che essere una grandezza vettoriale, antitensoriale per essere più precisi, sarà una grandezza scalare, cioè sarà una caratteristica del punto indipendentemente dalla giacitura, ma questo lo vedremo fra un paio di lezioni o poco più. Bene, come dicevamo, la differenza fondamentale fra un liquido e un gas è che mentre un liquido assume la forma del contenitore in cui si trova e, cosa importante, in presenza di un campo gravitazionale genera una superficie libera, cioè una superficie di contatto fra il liquido che ho e qualcos'altro, l'ambiente esterno. Se riprendete la bottiglietta, oppure immaginate, ripensate a un liquido contenuto all'interno di un contenitore, vi rendete conto che di norma esiste sempre una superficie di separazione, in genere una superficie di separazione piana, se sono in campo gravitazionale. Poi vedremo che questa superficie di separazione può anche assumere forme più complesse se il campo non è gravitazionale, se siamo in un riferimento non inerziale e quant'altro, ma anche questo lo capiremo più avanti. Bene, accade che si genera una superficie libera che divide il nostro liquido dall'esterno. Un gas invece si espande fino ad incontrare le pareti del contenitore e riempie tutto lo spazio disponibile. Pertanto i gas non possono formare una superficie libera. Se io prendo un contenitore contenente un certo gas, per esempio metano, no? Lo apro in questo ambiente, bene, il metano si espande in tutto l'ambiente e così via, fino ad occupare tutto il volume disponibile. Il gas non può formare una superficie libera. Tenete conto che
nel corso useremo spesso i termini gas e vapore come sinonimi, salvo il fatto che alcuni stati termodinamico questi termini poi necessitano di una più accurata definizione, ma voi avete già seguito il corso di termodinamica, quindi diciamo in qualche modo su alcuni concetti mi seguirete in maniera più rapida. Bene, ma che cosa distingue? Perché abbiamo questo comportamento differente fra un solido e poi liquidi e gas? Quello che sostanzialmente distingue i solidi dai fluidi, va cercato in quella che è la struttura molecolare di queste sostanze. Perché mentre per quanto concerne i solidi abbiamo di norma delle strutture ordinate e dei legami significativi, legami forti fra le molecole, per quanto riguarda liquidi e gas, questi legami sono via via più deboli, sono via via più deboli. Guardate che questo concetto è abbastanza importante, perché poi in realtà vi sono alcuni oggetti che di norma siamo abituati a considerare come solidi, come per esempio i vetri, che poi hanno una struttura molecolare che invece è molto più simile a quella del fluido, ma il discorso a questo punto si espande lungo. Tuttavia noi di norma prescinderemo da quella che è l'intima struttura molecolare della materia e di norma tratteremo gli oggetti del nostro corso secondo l'ipotesi del continuo. Che cosa vuol dire l'ipotesi del continuo? Vuol dire che sostanzialmente immagineremo che la materia sia distribuita in maniera più o meno uniforme in tutto lo spazio. Ci siamo? Che cosa sappiamo? E sappiamo fin dai corsi di chimica di base e quant'altro. Sappiamo che se io vado a studiare l'intima struttura molecolare di un oggetto, solido, liquido, gas che sia, ovviamente se vado nell'intimo della materia, ovviamente troverò degli oggetti molecole, poi degli oggetti atomi, poi degli oggetti ancora più piccoli, particelle elementari, e del tutto sostanzialmente. Quindi se io vado a livello intimo della materia, se io vado a considerare quello che in termini matematici chiamereste l'intorno di un punto, ovviamente non è detto che questo intorno del punto, quando io lo vado a far contare un punto, contenga materia. Bene, l'ipotesi che faremo sarà quella di prescindere da quella che è l'intima struttura della materia e immaginare questa materia sia spalmata, ecco, diciamo così, in tutto lo spazio. L'implicazione di questo, dal punto di vista della descrizione matematica dei nostri oggetti, è che potremo sempre fare il limite per delta volume che va a zero dell'intorno di un punto. Ci siamo? Questo sarà fondamentale per tutta una serie di definizioni. Tenete conto che questa stessa ipotesi del continuo, che sta alla base quella che si chiama meccanica del continuo, è quella che poi di norma si fa anche per esempio nella teoria dell'elasticità e quant'altro. Di norma buona parte della fisica applicata all'ingegneria che utilizziamo si basa su questa ipotesi del continuo e funziona normalmente benissimo per le applicazioni ingegneristiche che noi vogliamo fare. Un'altra condizione importante che è necessario tenere presente quando parliamo di meccanica dei fluidi è quella di condizione di aderenza. Che cos'è la condizione di aderenza? Bene, la condizione di aderenza è quella condizione per la quale, a causa degli effetti viscosi, un fluido in contatto diretto con un solido si attacca alla superficie. Se questa mattina avete aperto gli occhi prima di aprire il rubinetto e avete dato un'occhiata al rubinetto, vi sarete resi conto che nel momento nel quale il getto d'acqua in qualche modo impatta il vostro lavandino, c'è quasi un impercettibile tempo che passa da quando l'acqua in qualche modo arriva sul lavandino, sulla superficie del lavandino, a quando si mette in movimento.
che cosa accade sostanzialmente? Accade sostanzialmente che, che un fluido, per poter scorrere su una parete, deve innanzitutto bagnarla, deve aderirci in qualche modo. Bene, la proprietà del fluido responsabile di questi effetti va sotto il nome di viscosità. Tenete conto che in questa prima mezz'oretta io utilizzerò una serie di termini che poi andremo a definire in maniera rigorosa. Però per ora, diciamo, fatemi passare questi concetti. Quindi, diciamo, ci rendiamo conto che questa viscosità è in qualche modo legata a quella che è la resistenza che un fluido incontra a scorrere su una parete. La condizione di aderenza è particolarmente importante per quanto riguarda la descrizione dei problemi di meccanica dei fluidi, in quanto mi dice che quando un fluido scorre su una parete, per esempio, immaginatevi quello che è il moto di un gas intorno all'ala di un aereo, no? Che cosa accade? Accade che il profilo di velocità dell'aria in prossimità dell'ala dell'aereo deve avere uno zero alla superficie. Questa è una condizione essenziale, perché poi ci servirà nella descrizione matematica di questi problemi, perché ovviamente sarà una condizione al contorno per il nostro sistema. La condizione al contorno per il nostro sistema sarà che al contorno, sulla superficie di contorno del nostro sistema, io ho una velocità tangenziale nulla. Anzi, per essere più precisi, a questo punto avrò una velocità nulla, perché se il contorno del mio sistema è impermeabile, non può essere attraversato dal fluido, ovviamente è ovvio che la componente normale di velocità al piatto, all'ala, deve essere zero. Capite perché, ovviamente? Perché se io avessi una velocità non zero, ovviamente il fluido dovrebbe attraversare la parete, non è possibile, no? Bene, unita questa cosa alla condizione di aderenza, capiamo immediatamente che il risultato finale è che c'è un vettore velocità nullo, ci deve essere un vettore velocità nullo al contatto con una superficie. Questa, ripeto, è una condizione essenziale, è una condizione essenziale per poi costruire i nostri problemi al contorno, che serviranno per la descrizione matematica dei processi della meccanica dei fluidi. Bene, andiamo a cercare di classificare quelli che sono i moti di un fluido. Allo stesso modo, vedrete, non abbiate paura, come diceva qualcuno. Ripeto, io qua sparerò una serie di concetti che poi via via cercheremo di formalizzare meglio. Innanzitutto, la classificazione di tipi di moto è uno strumento essenziale per introdurre delle ipotesi semplificative a quelle che sono le equazioni differenziali che rappresentano in termini generali la meccanica dei fluidi e che vanno sotto il nome di equazioni di Stokes. Io, diciamo, in qualche modo in questa slide parto al contrario, parto quasi dall'ultima lezione del corso, ovviamente a questo ci arriveremo. Quello che è essenziale che capiate è che le equazioni fondamentali che utilizziamo nella meccanica dei fluidi sono equazioni che in generale rappresentano i principi fisici di base, che sono la conservazione di certe proprietà. La nostra meccanica dei fluidi sarà costruita scrivendo principi di conservazione. I principi di conservazione che scriveremo saranno il principio di conservazione della massa, il principio di conservazione della quantità di moto, ovvero la seconda legge della dinamica, il principio di conservazione dell'energia, ovvero la prima legge della termodinamica, e poi, giusto in qualche applicazione, utilizzeremo anche la seconda legge della termodinamica. Ma fondamentalmente gli strumenti di base, gli strumenti fondamentali per costruire una meccanica dei fluidi sono i principi fondamentali della fisica. Ci siamo?
Quindi noi sostanzialmente scriveremo leggi di conservazione. Queste leggi di conservazione poi possono essere scritte in maniera più o meno complessa. Io sono partito al contrario qua, ho scritto il finale, ho scritto quelle che sono le equazioni più generali, fra l'altro per un liquido, quindi prescindendo da quelle che sono le variazioni di temperatura, altrimenti sarebbero ancora più complesse. Quello che è importante, al di là di quello che significano, che lo capiremo, è che le equazioni che qui ho scritto sono equazioni differenziali a derivate parziali. Il fatto che questi oggetti siano equazioni differenziali a derivate parziali non è, diciamo così, un caso. Non è un caso per un motivo fondamentale. Uno, perché queste equazioni rappresentano le vogliono rappresentare grandezze, variazioni di grandezza a livello puntuale. Ok? Quindi, volendo rappresentare grandezza a livello puntuale, quindi variazioni di grandezze, devono essere per forza di cose equazioni differenziali. Il fatto che queste equazioni differenziali siano a derivate parziali nasce dal fatto che queste equazioni ovviamente rappresentano il moto del fluido in funzione di certe variabili indipendenti. Quali sono le variabili indipendenti? Bene, io voglio descrivere il moto del mio fluido nello spazio e nel tempo, quindi anche al variare del tempo. Pertanto queste variazioni saranno variazioni spaziali e variazioni temporali, dal che la necessità delle derivate parziali. Ancora, non è un caso che questi oggetti matematici contengano le derivate della velocità, le derivate prime della velocità. Perché? Perché contengono le derivate prime della velocità? C'è un modo. Perché la seconda legge della dinamica rappresenta il legame fra forza e accelerazione, quindi fra forza e derivata della velocità. Questo è il concetto fondamentale. Questo, diciamo, è quanto oggi mi preme abbiate chiaro. Okay? Quindi questi sono gli oggetti matematici che alla fine del corso vogliamo sviluppare. Vedrete che prima di sviluppare questi oggetti più complessi a livello puntuale, ricorreremo piuttosto a quelle che si chiamano equazioni globali, quindi equazioni scritte per volumi finiti, che ci consentiranno di risolvere in maniera più semplice una serie di problemi di base, no? Ma pure di interesse per l'ingegneria. Un altro concetto fondamentale, è legato a quelle che sono le regioni viscose e non viscose del campo di moto. Sono dette regioni viscose quelle regioni nelle quali gli effetti dell'attrito, no, si risentono in maniera significativa. Sono dette regioni non viscose, o come vedremo di moto irrotazionale, quelle dove le forze d'attrito sono piccole in rapporto alle forze di inerzia e di pressione. Questa cosa, dentro l'equazione del moto di Navier-Stokes, la vedremo più avanti, ma sarebbe questa, leggere questa equazione relativamente semplice. Questo termine rappresenta il prodotto m per a, massa per accelerazione, tutto questo termine, poi capiremo bene perché. Bene, forze di pressione, forze gravitazionali, forze viscose. Ovviamente il termine delle forze viscose sarà trascurabile nelle regioni di moto non viscoso. Se ripensiamo all'ala che abbiamo visto prima, ci rendiamo conto che ci sta una zona nella quale io mi trovo un gradiente di velocità significativo, e quella è la zona nella quale conta la viscosità, perché là si fa risentire la condizione di aderenza. Il fatto che la velocità debba essere zero in parete genera quel profilo di velocità e quindi un gradiente di velocità. Lontano dall'ala, il moto sarà, come si dice, non viscoso in bici, secondo la terminologia inglese, e quindi potrà essere adattato in maniera semplificata. Sfortunatamente noi vogliamo studiare il più possibile i nostri moti in prossimità dei contorni, perché siamo ingegneri
e quindi di norma non ci interessa il moto dei fluidi lontano da qualsiasi condizione al contorno, ma la vita è un problema di condizione al contorno. Vedremo che anche i moti non viscosi in alcune situazioni ci tornano utili. Allo stesso modo parleremo di moti interni e moti esterni. Nei moti interni, i moti interni sono quelli che sono dominati dagli effetti della viscosità. Per esempio, guarda caso, il moto di un liquido in una tubazione. Mentre nei moti esterni, gli effetti viscosi sono deboli e svolgono un ruolo fondamentale solo all'interno di quello che si chiama uno strato limite. C'è uno straterello intorno al nostro corpo, per esempio, nel quale c'è significativi gradienti di velocità, come per esempio nel caso di una corrente fluida che investe un oggetto, per esempio una sfera. Ancora, diremo che un fluido è incomprimibile se la sua densità rimane praticamente costante. Ho introdotto un altro concetto in maniera intuitiva, quello di densità, fra poco lo formalizziamo. I liquidi sono oggetti tipicamente incomprimibili. La densità che cosa rappresenta? La densità rappresenta la massa per unità di volume. Allora, se io comprimo questo liquido, ma questo sostanzialmente non cambia di volume, bene, dirò che è incomprimibile. I liquidi sono tipicamente incomprimibili. I gas sono comprimibili, ma come vedremo, e questo è un concetto molto importante, gli effetti di comprimibilità sono molto importanti alle alte velocità. Sono molto importanti alle alte velocità, mentre a velocità modeste, di norma, l'applicazione, l'approssimazione di fluido incomprimibile, vedremo che si può utilizzare anche per i gas. Questa è una cosa estremamente importante. Per comprendere quelli che sono gli effetti della comprimibilità, sarà molto utile introdurre un numero dimensionale famosissimo che va sotto il nome numero di Mach. Il numero di Mach rappresenta il rapporto tra la velocità del fluido e la velocità di propagazione del suono all'interno di questo fluido. No? Fino a Mach inferiore a 0,3, di norma il moto si dirà incomprimibile. Di norma gli effetti di comprimibilità sono assai modesti. Quando il numero di Mach supera 0,3, di norma gli effetti della comprimibilità diventano immediatamente significativi e sono estremamente, e diventano assolutamente necessari da portare in conto quando abbiamo a che fare con moti supersonici, cioè al di sopra del numero di Mach 1, altrimenti non saremmo proprio in grado di spiegare una serie di fenomeni. Giusto anche qua per darvi un'idea, un fluido che scorre all'interno di un condotto convergente, un liquido che scorre all'interno di un condotto convergente a portata costante, di norma accelera, no? Questo è anche abbastanza intuitivo. Immaginatevi una condotta convergente, quindi che diminuisce la sua sezione. Bene, è abbastanza intuitivo che il liquido che scorre dentro questa condotta aumenta la sua velocità quando trova questo convergente, no? Perché la stessa portata liquida passa attraverso una sezione più piccola. Bene, allora quando ci troviamo a numeri di Mach molto elevati, in particolare quando ci troviamo a numeri di Mach supersonici, questa cosa non è vera. Ci renderemo conto che in condizioni stazionarie un fluido che passa a numero di Mach supersonico in un convergente decede. Questa cosa può essere spiegata solamente con gli effetti della comprimibilità e lo vedremo molto più avanti nel corso. Ancora, un altro concetto assolutamente importante da tenere presente è quello di regime di moto. In generale, se consideriamo il moto di un fluido, si riscontra sperimentalmente l'esistenza di due differenti regimi di moto. In particolare, se
coloriamo in qualche modo i diretti fluidi che diffluiscono, per esempio, all'interno di una condotta, finché abbiamo delle velocità abbastanza basse, il moto appare caratterizzato da un elevato grado di ordine e da linee di flusso, ecco, molto regolari. Ok? A un certo punto, aumentando la velocità, appare che il moto risulta caratterizzato da un elevato grado di disordine, da fluttuazione della velocità e da vortici. Bene, il parametro fondamentale che vedremo caratterizza il fatto che un moto è laminare o è turbolento va sotto il nome di numero di Reynolds, e anche questo, diciamo, lo capiremo meglio più avanti. Quello che sarà estremamente importante per molte applicazioni sarà che noi non ci porremo il problema di norma di studiare in dettaglio quello che è un moto turbolento e tutte le caratteristiche della turbolenza, perché sarebbe estremamente complesso e può essere meglio oggetto di corsi di aerodinamica più avanzati. Cercheremo in generale però di modellare quelli che sono gli effetti della turbolenza, perché guardate, l'effetto fondamentale della turbolenza è quello di modificare quelle che sono le resistenze al moto. Per capire questa cosa, immaginate un esperimento concettuale abbastanza banale. Immaginate di camminare in questa direzione, ok, in maniera regolare. Ok? Io cammino in maniera regolare, impiego un certo tempo, per esempio 2 secondi, per percorrere questo spazio in maniera regolare. Immaginate di fare la stessa cosa, quindi impiegare lo stesso 2 secondi per arrivare al tavolo, però di farlo in maniera scomposta, no? Andando un po' avanti, un po' indietro. Complessivamente impiego sempre 2 secondi per arrivare al tavolo. Qual è la differenza fra le due cose? La differenza tra le due cose è che nel secondo caso io ho dissipato più energia. Quindi vi renderete conto che dal punto di vista macroscopico quella che sarà la differenza sostanziale fra un moto laminare e un moto turbolento è che in un moto turbolento lo stesso trasporto di massa ha necessità di una maggiore dissipazione di energia. Questo sarà il concetto fondamentale, questo sarà uno degli obiettivi che ci vorremmo nel corso, quindi rappresentare questo tipo di fenomeno. Ancora, un altro elemento molto importante da considerare è legato a quelli che sono i moti stazionari e non stazionari. Ora, quando parliamo di meccanica dei fluidi, stiamo parlando sempre di fluidi che sono in movimento, a parte le condizioni banali di Coulomb che potete esaminare un po' all'inizio. Tuttavia, la stazionarietà implica l'invarianza delle proprietà in un punto al trascorrere del tempo. Che cosa vuol dire? Immaginate di mettervi sul ponticello qua fuori, no? E di guardare il corso d'acqua che passa, no? Di guardare l'acqua e il corso d'acqua che passa. Magari focalizziamo su un punto e immaginiamo di avere uno strumento che ci consenta di misurare la velocità in quel punto. Ok? Bene. Diremo che il moto è stazionario se la velocità che misuri in quel punto è sempre la stessa al passare del tempo. Quindi la derivata parziale della velocità rispetto al tempo in quel punto è zero. Se questa cosa è vera in tutti i punti, allora il moto si dirà stazionario o anche, con un'altra dizione, permanente. Quindi diremo che un moto è stazionario oppure permanente se le proprietà del moto in un punto al passare del tempo non variano, la velocità, la densità e così via non variano. Ok? Ovviamente, se ripensate all'esperimento concettuale che ho testé citato, sto guardando l'acqua che passa nel mio fiume, ovviamente che cosa succede? Ovviamente le particelle d'acqua che via via passano per il punto che sto guardando sono sempre diverse.
l'acqua non è mai la stessa, no? Però quello che è stazionario è la descrizione del campo di moto, ok? Cioè se io faccio una fotografia delle velocità del mio campo di moto, bene, e poi la ripeto dopo un certo tempo, ovviamente trovo sempre la stessa fotografia, trovo sempre lo stesso campo di velocità. Questo vuol dire che un moto è stazionario oppure permanente. Se un moto è stazionario, permanente, allora tutti i termini che abbiamo visto nelle equazioni di partenza, che rappresentano le varie parziali rispetto al tempo, sono zero. Ok? Tenete conto che per quelli che sono i modi turbolenti, che sono modi caotici, la stazionarietà in generale si riferisce a una media temporale di quelle che sono le caratteristiche del mondo, ma anche questo lo capiremo meglio, diciamo, fra qualche lezione. Ancora, in generale, i nostri moti, i moti dei fluidi, i nostri interessi, sono moti tridimensionali nello spazio e che poi dipendono anche dal tempo. Pertanto il vettore velocità sarà un vettore che dipende da quattro variabili indipendenti. Tre coordinate spaziali. Il sistema spaziale non è necessario che sia assunto in una maniera particolare. Per esempio potrebbe essere un sistema cartesiano ortogonale, ma diciamo a vostro piacimento. E poi sarà funzione anche del tempo. Quindi in generale il vettore velocità sarà funzione di quattro variabili, tre spaziali e il tempo. Per quanto riguarda le variabili spaziali, in alcune situazioni, piuttosto che utilizzare descrizioni tridimensionali, si possono utilizzare descrizioni semplificate, bidimensionali oppure monodimensionali. Un concetto molto importante sarà quello di moti quasi unidimensionali o anche detti moti di corrente. Un moto di corrente è un moto nel quale la direzione della velocità è una sola ed è nota a priori. All'interno di una condotta, noi sappiamo che sostanzialmente i vettori di velocità seguono, per un fatto fisico, di contenimento fisico nel sistema, quelle che sono le pareti della condotta. Pertanto sappiamo che il nostro moto sarà un moto che ha una direzione e questa direzione io la conosco a priori. Bene, questo ci consentirà di utilizzare delle descrizioni semplificate nelle quali utilizzeremo una grandezza velocità media che sarà la media delle velocità sulla sezione e che ci servirà a descrivere in maniera complessiva il moto. Vedremo che questo tornerà molto utile in tutta una serie di applicazioni perché ci semplificherà molto i calcoli. Ovviamente non tutta l'approssimazione di moto quasi 1D o moto di corrente non è sempre applicabile. Per esempio per far riferimento sempre all'esperimento che potete fare facendo una passeggiata nel parco, il moto nel corso d'acqua che avete a valle del Ponticello è sostanzialmente un moto di corrente in maniera approssimata, mentre il moto che avete nel lago a monte del Ponticello sicuramente non è un moto di corrente. E se fate caso, se poeticamente date un'occhiata a una foglia che magari galleggia sull'acqua, quello è un ottimo tracciante che vi fa capire come sono fatti i vettori di velocità e vedrete che questi vettori di velocità sono abbastanza imprevedibili, hanno dei moti abbastanza strani, non c'è un'unica direzione della velocità e soprattutto non è nota a priori, quello non è un moto di corrente. Abbiamo prima introdotto quelle che sono le equazioni Navier-Stokes. Le equazioni Navier-Stokes sono lo strumento più generale per descrivere i nostri moti, tuttavia per molte applicazioni è più che sufficiente utilizzare dei sistemi, diciamo così, un po' più semplici, quali delle equazioni globali. Per poter scrivere queste equazioni globali è molto importante il concetto di volume di controllo. Il concetto di volume di controllo va distinto da quello di sistema al quale siamo abituati.
Infatti si definisce sistema la quantità di materia che stiamo in qualche modo studiando. Un sistema chiuso è un quantitativo fisso di massa. Bene, un volume di controllo è una regione scelta nello spazio in maniera appropriata. Questa regione scelta nello spazio in maniera appropriata può servirci a rappresentare le nostre leggi di conservazione. Per esempio, se immaginiamo questo volume di controllo, un convergente, un ugello, bene, avremo magari un contorno immaginario di ingresso e un contorno immaginario di uscita e poi un contorno reale che sono le pareti dell'ugello. Bene, potremo scrivere per esempio la legge di conservazione della massa che ci dirà che la variazione di massa che ho nel mio volume di controllo è pari alla differenza in un certo tempo, è pari alla differenza tra la massa entrata e la massa uscita. La stessa cosa la potremo scrivere per la quantità di moto, la stessa cosa la potremo scrivere per l'energia. Come vedremo, queste relazioni saranno fondamentali per scrivere le leggi, ecco, fondamentali che poi regoleranno la nostra meccanica dei fluidi. Un'ultima raccomandazione. Ovviamente nell'ambito del corso, come in tutti i corsi di, perdonare il termine, fisica applicata, utilizzeremo grandezze fisiche. Che cos'è una grandezza fisica? Secondo voi? Allora facciamo così. Che cos'è il tempo? Non è il concetto filosofico, non sono in grado di arrivarci. Allora ragazzi, il tempo è quella cosa che sto misurando con l'orologio. Una grandezza fisica è una cosa che è un oggetto che si può misurare, è qualcosa che si può misurare. Per noi una grandezza fisica è qualcosa che si può misurare. Il tempo è una grandezza fisica in quanto si misura con il cronometro, con l'orologio, quello che volete voi, con un sistema periodico, quello che sia. La massa è una grandezza fisica perché si misura con la bilancia. La lunghezza è una grandezza fisica perché si misura col metro. La noia, l'amore, tutto quello che volete, non sono grandezze fisiche perché non so come si misurano. Ci siamo? Quindi questo è il concetto fondamentale. Allora, a noi interessano le cose che si possono misurare. Se una cosa non si può misurare, non fa parte del, non fa parte del corso. Noi poi siamo ingegneri, siamo abbastanza russi, quindi diciamo vogliamo gli oggetti fisici e vogliamo le cose che si possono misurare. E però, una grandezza fisica va caratterizzata a mezzo delle sue dimensioni. E gli ordini di grandezza assegnati alle dimensioni sono le unità di misura. Le dimensioni primarie sono la massa, la lunghezza, il tempo e la temperatura termodinamica. Questo lo sapete, no? Del sistema internazionale. E a questo punto nel sistema internazionale usiamo delle unità di misura fondamentali per queste grandezze: il chilogrammo per la massa, il metro per la lunghezza, il secondo per il tempo, il grado Kelvin per la temperatura termodinamica. Ok? Poi ci sarebbero anche le grandezze legate ai fenomeni elettrici e quant'altro, secondo me. Poi vi sono in qualche modo dimensioni secondarie che possono essere espresse a mezzo di quelle primarie, come per esempio la velocità, l'energia, il volume e così via. L'omogeneità dimensionale per noi, diciamo, sarà un faro in tutti i discorsi, cioè tutte le relazioni che scriviamo devono essere corrette, omogenee dal punto di vista dimensionale. Vale a dire che se scrivo un'equazione, un oggetto matematico che è caratterizzato da un termine a destra e un termine a sinistra legati da un uguale, bene, il termine a destra e il termine a sinistra devono essere omogenei dal punto di vista dimensionale. Se non lo sono, state sbagliando. Ci siamo? I rapporti di conversione tra le unità di misura sono molto utili nel passaggio da un'unità all'altra. Quindi il consiglio è questo. Usateli.
ovviamente non mi pare il caso di spendere tempo a tornare su quelle che sono i problemi di omogeneità dimensionale, perché ovviamente li avete già ampiamente trattati sia nel corso di fisica di base sia anche nei corsi successivi. Però la mia raccomandazione è quella di fare sempre attenzione a quelle che sono le unità di misura e, come convenzione, in tutto il corso utilizzeremo le unità di misura del sistema internazionale. Quindi massa in chilogrammi, tempo in secondi, lunghezza in metri, quando necessario temperatura termodinamica in gradi Kelvin. Allo stesso modo vi invito a prestare attenzione ai concetti di accuratezza, precisione e cifre significative, che avete già ampiamente trattato, perché avete fatto se non altro corsi termodinamica dopo quelli di fisica, per cui cercate di tenere presente tutte le cifre significative. Ok, mi fermerei qui per questa prima lezione e possiamo fare un po' di pausa.